Ben ritrovati anche questa settimana all'appuntamento di approfondimento del lunedì sui temi della sostenibilità con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco, mai sottotitolo fu più azzeccato perché ovviamente nell'intenzione dei nostri autori, i due Francesco sono San Francesco d'Assisi e Papa Francesco, ma noi per questa stagione 2024-2025 abbiamo un altro Francesco che ci tiene compagnia proprio in apertura di programma, è il professor Francesco Lenoci dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Buongiorno prof, grazie sempre per essere con noi. Grazie a voi, è sempre un grandissimo piacere. Oggi, ecco, ci ritroviamo insieme perché stiamo affrontando punto per punto i goal dell'Agenda ONU 2030 per valutare lo stato dell'arte, per fare delle considerazioni, ecco, e per cercare nel nostro piccolo di sensibilizzare il numeroso pubblico che ci segue ad adottare quei piccoli gesti quotidiani che possono in realtà essere sprone di grandi cambiamenti. E con il terzo goal parliamo di salute e benessere. Sì, è un argomento importante. L'immagine di salute e benessere è oltremodo significativa perché viene rappresentato un cuore e un elettrocardiogramma, quindi una parte vitale del nostro organismo. L'Istat ha valutato 37 misure statistiche per stabilire che grado di avanzamento c'è con riguardo a questo obiettivo di sviluppo sostenibile. I gradi di avanzamento non sono granché, perché praticamente le misure di miglioramento sono circa la metà e sono praticamente pareggiate da quelle in peggioramento e quelle stabili. La situazione migliora rispetto al decennio precedente, i cui miglioramenti sono di più. Riguardo all'ultimo anno, cosa è successo praticamente? Nei miglioramenti va inserito sicuramente la diminuzione della probabilità di morire tra i 30 e i 69 anni per tumori, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie. Sempre tra i miglioramenti vanno annoverati gli aumenti delle vaccinazioni per la poliomielite e vanno annoverati anche l'aumento della quota degli operatori sanitari, vale a dire medici, infermieri, dentisti e farmacisti. Ahimè, ci sono i peggioramenti, come abbiamo visto, e si tratta, in sintesi, della diminuzione della speranza di vita in buona salute, del calo delle vaccinazioni anti-influenzali per la popolazione over 65 anni, che è una cosa demenziale, ma è un dato statisticamente evidenziato, e ahimè, c'è un aumento degli incidenti stradali. Cos'è successo in Italia nel 2023? Una delle prime cause che dobbiamo investigare sono i decessi. Nel 2023 i decessi sono stati 660.600, circa 53.000 in meno rispetto al 2022, una buona notizia. Oltre 506.000 di questi decessi, cioè pari al 76,7%, hanno riguardato persone con un'età maggiore o uguale a 70 anni. Se vediamo la slide, circa le speranze di vita dalla nascita, constatiamo che in Italia nel 2023 le speranze di vita alla nascita, la speranza di vita alla nascita si attesta a 83,1 anni, con un incremento di 6 mesi rispetto al 2022. Quindi una notizia buona. Si tratta di una media e chiaramente va ripartita tra uomini e donne. La speranza di vita per
per gli uomini è pari a 81,1 anni, per le donne è migliore, è pari a 85,2 anni. A livello di ripartizione territoriale, la media di 83,1 che abbiamo citato in precedenza oscilla tra un massimo di 83,8 anni relativo al nord-est e un minimo di 82 anni relativo alle isole. La speranza di vita chiaramente va divisa in due grandi comparti: speranza di vita in buona salute e speranza di vita in non buona salute, ahimè. Per gli uomini, gli 81,1 anni vanno divisi in questa maniera: la speranza di vita in buona salute è pari a 60,5 anni, quella in non buona salute a 20,6 anni. Per le donne, la speranza di vita di 85,2 anni va divisa in speranza di vita in buona salute pari a 57,9 anni, speranza di vita in non buona salute pari a 27,3 anni. Che significa? Significa che le donne vivono di più degli uomini, ma ahimè, con anche un aumento del periodo non in buona salute. Sono Però, le statistiche che sì. ci dicono queste cose. Sono molto interessanti perché poi ci fanno riflettere, soprattutto il dato relativo agli incidenti stradali a cui facevi riferimento prima, mi portava a considerare che anche in paesi come il nostro, di grande progresso e civilizzazione, tante volte ecco, quel progresso va vissuto, utilizzato sempre con molta consapevolezza. Consapevolezza è un termine molto ricorrente nella mia narrazione, ma è abbastanza anche obbligato, un termine anche obbligato, perché ogni strumento che l'essere umano utilizza può essere usato per fare del bene, per fare del male. Tante volte, ecco, anche un incidente stradale, se causato da un non corretto uso delle risorse che abbiamo, in quel caso l'automobile, può provocare un danno non soltanto a noi stessi, ma anche agli altri. Quindi ecco, tante volte il progresso non ha soltanto effetti benefici, soprattutto quando lo approcciamo con poca consapevolezza, appunto con leggerezza, e sul versante della guida delle automobili credo che ci siano ancora tanti sforzi da fare. Non per nulla una delle ultime modifiche al codice della strada si realizzava proprio quest'anno, se non ricordo male, rafforzando ecco, proprio quelle misure di tutela non solo per gli altri automobilisti, ma in maniera particolare anche per i pedoni, per esempio. Perfetto, riprendo il discorso tornando alle speranze di vita che ribaltano, le statistiche ribaltano quello che abbiamo sempre pensato, cioè per le persone che vivono al nord e al centro gli anni da vivere in buona salute sono pari a 61, quelli da vivere in non buona salute 23. Per le persone che vivono al sud e nelle isole gli anni da vivere in buona salute sono 56, cioè 5 in meno. Quelli da vivere in non buona salute sono 25, cioè 2 in più. Se veniamo alle Ecco, ti chiederei, prof, perché come al solito il tempo è tiranno. vado veloce, purtroppo parlando di una slide molto molto brutta, perché la Poi salute. ti chiederei anche a conclusione una breve considerazione finale sui dati che abbiamo ascoltato oggi. No, la salute ce l'andiamo a cercare anche noi, siamo noi protagonisti. Quello che dicevi prima di consapevolezza mi trovo assolutamente concorde. E allora la slide che sto per mostrarti dice che purtroppo c'è una popolazione in eccesso di peso, la popolazione che riguarda da 18 anni in più, l'eccesso di peso in Italia è pari al 44,5%. E questo 44,5% è una media in cui gli uomini hanno una media superiore alle donne. E poi un'altra cosa bruttissima: c'è una popolazione da 14 anni in su che
che praticamente ha problemi di abuso di alcol. E stiamo parlando del 15,6%, ripartito tra maschi 21,8% e donne 9,8%, abuso di alcol 15,6%. E ancora un altro dato bruttissimo: il fumo riguarda la popolazione da 14 anni in più. Siamo al 19,9% per l'Italia, di cui 23,6% i maschi e 16,4% le donne. Ecco, qui ce l'andiamo a cercare, ahimè, la malattia, il non stare bene in salute, con l'obesità, con l'abuso di alcol e con il fumo, purtroppo. E poi il dato finale che ti dicevo. È allucinante come gli over 65 abbiano ridotto le vaccinazioni anti-influenzali. Non si spiega, non c'è un raziocinio a queste cose. Gli over 65 hanno ridotto le vaccinazioni anti-influenzali. Ecco, quindi la salute è sicuramente un argomento importante. Spesso e volentieri i nostri comportamenti aggravano questo problema e invece di avvicinarci alla meta ci stiamo allontanando. Grazie, grazie prof per essere stato con noi anche oggi. È il paradosso del benessere, ne parlavamo già la settimana scorsa proprio a proposito di sconfiggere la fame del gol numero 2 e ricordavamo allora, lo facciamo oggi, come sia importante appunto il nostro approccio più impegnato anche nelle pratiche quotidiane, dall'alimentazione a una vita sana e attiva. Fino a, come un'altra riflessione sulla quale ci siamo soffermati oggi, anche una guida prudente. Prof, sono contento anche oggi di aver portato avanti con te la nostra analisi sui 17 gol dell'Agenda ONU 2030. L'appuntamento è a lunedì prossimo col gol numero 4, istruzione di qualità. Arrivederci. Bene, eccoci di nuovo insieme in questa parte della trasmissione. Intanto vi faccio l'invito a scriverci se vi va al nostro solito numero WhatsApp, il 331-737. 8033 per darci le vostre impressioni, i vostri consigli, ma magari anche per segnalarci quelle buone prassi, quelle buone pratiche che possono aiutarci ad essere più sostenibili. È già successo nelle settimane scorse che vi siete fatti vivi, vi ringrazio, sapete quanto sia importante per noi che stiamo dentro uno studio televisivo, avere, come dire, la certezza del fatto che c'è un pubblico attento e partecipe dall'altra parte. Di questo vi ringraziamo sempre di cuore. Nel frattempo, andiamo a vedere anche un po' quello che è successo, sta succedendo in Italia, intorno ai tanti temi che caratterizzano la sostenibilità. In maniera particolare, andiamo a fare il punto su quello che è successo al Festival Nazionale dell'Economia Civile tenutosi a Firenze con un servizio chiuso che vi proponiamo. Si è conclusa la sesta edizione del Festival Nazionale dell'Economia Civile, la cui chiave per un nuovo modello di sviluppo economico è quello della partecipazione, che rappresentano il nutrimento del terreno della democrazia, del civismo e della cittadinanza attiva. La società civile italiana deve essere il laboratorio di buone pratiche e di risposte sul campo, testimone di una fattiva collaborazione tra le amministrazioni locali in una logica di amministrazione condivisa che deve costruire reti e potenziare il moltiplicatore delle energie generative. Il Festival Nazionale dell'Economia Civile rappresenta uno straordinario momento di incontro e luogo di scambio di idee per una sana innovazione sociale. Qual è il messaggio del Manifesto dei Giovani per la nuova economia sociale e civile?
essere parte attiva del cambiamento e della trasformazione che da 6 anni con il Festival stiamo promuovendo. Ovviamente mettere al centro i giovani non vuol dire solamente ascoltarli, ma farli partecipare nelle decisioni. E quindi quando promuoviamo un modello di città che sia più inclusiva, aperta e sostenibile, dobbiamo pensare che ruolo avranno i giovani per rendere queste città sempre di più di economia civile. E quindi il tema di quest'anno, che è l'ora di partecipare, è sì, partecipazione di tutti, ma a partire dalle future generazioni. Che i risultati siano quelli conseguenti al grande lavoro che abbiamo visto in questi giorni, che è consistito nella straordinaria partecipazione. Il tema di questo festival è stato il momento di partecipare e abbiamo avuto una straordinaria partecipazione attiva, soprattutto di giovani, di studenti universitari, delle scuole medie e superiori, e questo è stato molto importante perché era uno degli obiettivi. Abbiamo portato al centro dell'attenzione questo tema, che per noi è un tema, per così dire, di vita quotidiana, perché essendo esponenti tutti del mondo della cooperazione, la cooperazione è in sé un momento di partecipazione. Vanno esaltati i rapporti contrattuali fra le organizzazioni di rappresentanza e delle imprese e dei lavoratori. Questo è fondamentale per costruire insieme, in un nuovo patto per il lavoro, le regole e l'ingaggio. Non è sufficiente sicuramente il salario minimo, ma è necessario ripensare anche a nuovi strumenti che esaltano il welfare, che premiano la produttività e che danno più soldi in busta paga ai lavoratori, perché abbiamo bisogno anche in qualche misura di rilanciare quella distribuzione equa e giusta di risorse che alimenta la coesione sociale. Questa 6ª edizione ha messo in campo un approccio concreto per trovare le chiavi che consentano di alimentare più fattivi processi di partecipazione e sperimentare nuovi modelli di sviluppo locale. E non può esserci sostenibilità, ecco, all'interno di una società che non è giusta e non è equa, per cui sono importanti i temi trattati nel Festival Nazionale dell'Economia Civile che si è svolto a Firenze per la sua 6ª edizione. La sostenibilità è un tema trasversale, l'abbiamo detto più volte, che tocca più ambiti della sfera umana e sociale, e settimana scorsa ne parlavamo anche a proposito del legame con, non solo con l'economia, ma anche con la pace, legami stretti e profondi dei quali si occuperà Pax Christi con la nuova edizione della Scuola di Innovazione Sociale per la Pace. Ne abbiamo parlato approfonditamente già settimana scorsa. Vogliamo rinnovarvi l'invito a partecipare alla Scuola di Innovazione Sociale per la Pace, perché è un corso di formazione che si tiene prevalentemente online e abbiamo anche un video che ci racconta nel dettaglio di cosa si tratta e come fare per partecipare. Il video è in calce alla pagina che state vedendo. Se scendiamo sotto abbiamo il video YouTube, eccolo lì, lo andiamo a vedere per scoprire nel dettaglio l'iniziativa. Nasce dalla collaborazione tra Pax Christi, Movimento Cattolico Internazionale per la Pace, e la Pontificia Università Lateranense, con il patrocinio dell'Ufficio Nazionale per i Problemi Sociali e il Lavoro, della Conferenza Episcopale Italiana. Un ciclo di webinar sui temi della pace, dei diritti umani, dell'innovazione sociale e della buona politica. Incontri serali di 2 ore. In modalità webinar e on demand. Per acquisire conoscenza e competenze indispensabili. A leggere la realtà che ci circonda. Ed affrontare la complessità del mondo. La scuola è aperta a tutti, cittadini, giovani, insegnanti, operatori del terzo settore. Le attività sono curate da esperti del mondo accademico, associativo, giornalistico e analisti di geopolitica. Per tutte le informazioni visitate il sito www.paxchristi.it e www.pul.va, oppure scrivete a direzione paxchristi@gmail.com. o telefonate al 366 8727247.
Bene, l'invito a cogliere questa straordinaria opportunità vi darà la possibilità di essere, come dire, di aumentare la vostra consapevolezza, di aumentare la nostra consapevolezza sul fatto che tutti i temi a cui abbiamo fatto riferimento prima sono strettamente collegati. Economia, quindi lavoro, pace, salute e benessere, sostenibilità. Ecco, questo corso di questa scuola di innovazione sociale per la pace, come visto, tocca diversi temi e ci può restituire un quadro più completo del mondo, della società che viviamo, per poter, ecco, fornire risposte adeguate a temi importanti. Prima di fermarci nuovamente per una pausa pubblicitaria, faccio invece un focus su un altro aspetto che riguarda senza dubbio la sostenibilità, quello della tutela ambientale, e lo faccio con una notizia rilanciata dall'Associazione Libera Foggia, che ci ricorda come nelle ultime ore è stata portata a compimento l'operazione Ombra, una vasta operazione della Direzione Distrettuale Antimafia, coordinata dai carabinieri del NOE con la collaborazione della Procura di Foggia, che ha portato alla luce un traffico illecito di rifiuti tra la Campania e la Puglia. Si tratta di tonnellate, 6.000 secondo i calcoli degli investigatori, di rifiuti speciali, industriali, solidi, urbani, scarti tessili, come vedete in foto, provenienti dalla Campania, che venivano raccolti in balle, poi sversati, bruciati e nascoste nelle campagne delle province di Foggia e della Bat. Campagne che sono particolarmente vocate alla produzione agricola, quindi immaginate l'impatto sui frutti della terra di cui poi ci nutriamo. Rifiuti che dopo essere bruciati venivano lasciati gocciolare nei campi, rilasciando così sostanze tossiche tanto nel suolo quanto nell'aria. Dall'operazione emerge che la Puglia è la nuova terra dei fuochi e questo desta non poche preoccupazioni. E nel ringraziare le forze dell'ordine e la magistratura, conclude Libera di Foggia, chiediamo a tutte le istituzioni e a tutti i cittadini di vigilare e contrastare questi fenomeni. A proposito di Libera Foggia, vi ricordo a quanti fossero sul nostro territorio della provincia di Foggia, che stasera alle ore 18 presso la sala Valentino Velati dell'Arcivescovado di Manfredonia ci sarà un seminario, un confronto, dibattito sulla mafia garganica, radici storiche e nuovi orizzonti. Sarà presente il coordinatore della Direzione Distrettuale Antimafia, dottor Francesco Giannella, nonché la coreferente regionale di Libera Puglia, la dottoressa Federica Bianchi. Bene, sempre, ecco, nell'ottica di una consapevolezza ampia, trasversale, su tutti i temi importanti che poi direttamente o indirettamente incidono sulle nostre vite, sulla qualità delle nostre vite e dell'ambiente in cui viviamo. Bene, detto questo, ci fermiamo ancora una volta per una pausa pubblicitaria. Al ritorno in studio troverete le amiche della comunità di San Giovanni Rotondo, la comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo, che questa settimana hanno intervistato per noi il professor Massimo Losito dell'Accademia Pontificia Regina Apostolorum di Roma, per tornare a parlare dell'enciclica Laudato Si, della quale si occuperanno ampiamente, almeno per questa prima parte della stagione, per cui restate con noi, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità. Eccoci qui di nuovo all'interno del programma La Regola della Sostenibilità e ancora con la comunità Laudato Si. Come sapete, quest'anno abbiamo deciso di farvi vedere l'attualità e la bellezza di questa enciclica che compie 9 anni, è stata scritta nel 2015, il Papa l'ha donata alla Chiesa nel 2015
E per fare questo percorso con noi abbiamo Anna Paola, che salutiamo, ma abbiamo anche un nostro amico che ci ha raggiunto con un collegamento via WhatsApp, che è il professor Massimo Losito, biologo e professore di bioetica presso l'Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Ringraziamo il professore della sua disponibilità. Oggi con lui, rivolgiamo alcune domande che riguardano il capitolo 3 dell'enciclica. Il capitolo 3 si intitola La radice umana della crisi ecologica. E il Papa evidenzia le opportunità ma anche i rischi della tecnologia, è un capitolo molto molto attuale, e parla della globalizzazione del paradigma tecnocratico. Professore, ci può spiegare a chi non è addentro cosa intende il Papa con questi termini che sembrano un po' ostici? Ci proviamo volentieri. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, complimenti per questa bella attività. L'espressione paradigma tecnocratico o tecnocrazia fa riferimento in qualche modo a una visione, uno sguardo, possiamo dire, un atteggiamento nei confronti di tutta la realtà fisica, biologica, sociale, dice proprio la Laudato Si, rendendo questa realtà soltanto come se fosse un oggetto manipolabile da parte dell'essere umano. Ecco, questa manipolazione è quella che caratterizza proprio la tecnocrazia. In qualche modo è come se la madre natura, da mater appunto, diventasse soltanto materia nelle nostre mani. Dobbiamo fare attenzione che il paradigma tecnocratico non vuol dire che il Papa stia criticando in sé la scienza e la tecnologia. Infatti nella stessa enciclica è molto importante sottolineare come il Papa Francesco, richiamando Giovanni Paolo II, afferma che la scienza e la tecnologia sono in realtà un prodotto meraviglioso della creatività umana, che appunto resta ed è unicamente umana. Quindi sono due cose diverse, tecnocrazia e tecnica o tecnologia. La tecnologia, dice il Papa, ci ha permesso di avere benefici meravigliosi dei quali possiamo godere. Questo stesso intervento che stiamo facendo a distanza è frutto in fondo della tecnologia. Mi piace sottolineare come questo discorso, che Papa Francesco richiama nella Laudato Si, lo fece Giovanni Paolo II in un luogo molto significativo, perché si trovava a Hiroshima. Quindi affermare lì che la tecnologia è qualcosa di buono è molto significativo, perché infatti il Papa stesso affermò in quella sede, siamo nell'81, che questo potenziale, cioè quello tecnico, non è un potenziale ovviamente neutro, può essere usato per il progresso dell'uomo o per la sua degradazione. Questo è quello che accade con la tecnocrazia, appunto, che è qualcosa di diverso, è un po' come se fosse il braccio operativo di un'altra ideologia che noi chiamiamo scientismo, che non è la scienza. Lo scientismo è quella ideologia che pensa che la scienza moderna, come la intendiamo noi oggi, possa darci tutte le risposte sul mistero del mondo, della vita, dell'essere umano. Questo atteggiamento ha una radice molto antica, può risalire a Galileo e anche in tempi precedenti, ma non per una critica nei confronti di Galileo, che lo stesso Papa Ratzinger definì grande perché studiò il mondo in termini matematici, ci mostrò che il mondo può essere letto in termini matematici. Non è questo il punto. Il punto è che con questa trasformazione la scienza e la tecnica vengono private del loro fondamento, che era questo sguardo di stupore, di meraviglia nei confronti della realtà. Con Galileo la realtà diventa qualcosa di misurabile. Infatti dobbiamo utilizzare degli strumenti per conoscere la realtà, si userà il telescopio, il microscopio, tutti gli strumenti che la tecnica ci mette a disposizione. Allora capite che in questo modo cambia il modo di guardare la realtà. La realtà diventa qualcosa appunto che è nelle mie mani, qualcosa che attraverso la tecnica io posso manipolare. La tecnica, che dal greco deriva da tecne, si basa proprio sull'efficienza. Noi utilizziamo computer, cellulari, sempre più efficaci, sempre più efficienti. Questa è la loro regola. Ma se estendiamo questa regola a tutta la vita diventa efficienza. E non è questo il punto. Per questo abbiamo bisogno di sostituire la tecnocrazia con una tecnoetica, ci dice il Papa. Cioè, si deve imporre il primato dell'etica sulla tecnica, di questo sguardo verso il mondo, appunto, pieno di stupore. E che ci consenta anche di distinguere il bene dal male, non perché è un fatto tecnico di per sé stesso è buono. La bioetica stessa, della quale mi occupo, parte da questa affermazione, cioè non tutto ciò che è scientificamente o tecnicamente possibile, per questo stesso motivo, è una cosa buona. Diventa buona
e quindi non è più tecnocrazia, quando è al servizio dell'uomo, della verità, dell'umanità e del bene comune. Proprio partendo da quest'ultimo concetto della tecnoetica, abbiamo più o meno capito quindi che la tecnica separata dall'etica è difficilmente può autodelimitare il proprio potere. Quindi può aiutarci a capire quali sforzi si stanno facendo in questa direzione? Sì, hai detto molto bene. Il problema è proprio questa separazione. Allora, l'enciclica e tutto quello che è nato anche con l'enciclica cerca di ricomporre questa unità. L'enciclica in fondo ci propone un modello che è quello dell'ecologia integrale, che in realtà non è un concetto soltanto ecologico, è qualcosa di più. Ecologia integrale vuol dire, e il Papa insiste molto nell'enciclica su questo, che tutto è in relazione, tutto è connesso, e che quindi la soluzione a questo problema, quindi alla tecnocrazia stessa, non va cercato in altre ideologie, ma va cercata nella verità sull'uomo. Noi ci accorgiamo che c'è un problema ecologico, e questo ci ha mostrato che le promesse della scienza e della tecnologia, intese in quel senso ideologizzato, non ci hanno portato alla felicità. Abbiamo visto appunto le guerre del secolo scorso, ahimè, quelle attuali, abbiamo visto appunto il dramma e il dissesto ecologico, e il Papa dell'enciclica anche richiama il dramma dei poveri, affermando che c'è un unico grido, il grido della terra, il grido dei poveri. Quindi l'ecologia integrale significa avere questo sguardo che ricompone la realtà. Quindi se vogliamo risolvere il problema, ci dice il Papa, non dobbiamo cercare soltanto delle soluzioni tecniche, dobbiamo andare al cuore del problema. Per questo viene proposta una ecologia integrale, un'ecologia umana. Cioè, finché non cambiamo il cuore dell'essere umano, le nostre soluzioni saranno sempre parziali. Infatti il Papa, proprio all'inizio di questo capitolo di cui lei ci sta parlando, e che è sempre all'interno dell'enciclica un capitolo un po' difficile da inquadrare, no? Proprio all'inizio di questo capitolo, io ce l'ho qui davanti, dice: a nulla ci servirà descrivere i sintomi se non riconosciamo la radice umana della crisi ecologica. Ed è esattamente quello che sta dicendo lei, no? Non ci può essere una ecologia se non c'è un'adeguata antropologia. Ecco perché diciamo, tutte le critiche a questa enciclica, come un'enciclica verde, soltanto verde, soltanto ambientalista, non regge. No, assolutamente. Infatti è un'enciclica che si inserisce in quelle che vengono chiamate encicliche sociali. Appunto, ha il grande merito di unire, appunto, in uno sguardo integrale le varie realtà dell'essere umano. E infatti il Papa insiste sulle tre relazioni fondamentali che riempiono la vita dell'uomo. E ognuna, appunto, essendo integrale, ognuna di esse è legata alle altre. Quindi queste tre relazioni sono dell'uomo con la terra, quindi con l'ambiente, quindi l'ecologia, ma anche dell'uomo con l'altro uomo, per questo richiamava anche il grido dei poveri, come un'unica crisi socioambientale. E l'altra relazione è quella più profonda, dell'uomo con se stesso, nella sua profondità, e quindi con Dio. Per fare un esempio un po' banale, perdonatemi, ma è come se ci succede a volte che lasciamo la porta del frigorifero aperta e suona un allarme. Allora io non posso intervenire di fronte a questo allarme semplicemente silenziandolo sull'allarme stesso, devo chiudere la porta del frigo. Questo esempio è molto banale, ma ci fa capire che in realtà abbiamo degli allarmi in questo momento. La crisi ambientale è un allarme, la crisi nei confronti dell'altro uomo, la povertà, è un altro allarme, e ci richiama ad andare al cuore del problema, che è appunto il cuore dell'essere umano, che ha tagliato le sue radici nei confronti di Dio, che non ha più questa trascendenza. Per questo nell'enciclica si parla della necessità di avere un'adeguata antropologia. E facciamo attenzione, perché quello che viene criticato insieme al paradigma tecnocratico è l'antropocentrismo, ma il Papa insiste in questo senso, e se leggiamo attentamente l'enciclica, parla di un antropocentrismo deviato, un antropocentrismo dispotico, e anche nel magistero precedente a Papa Francesco sempre vengono utilizzati questi aggettivi. Non è l'antropocentrismo in sé a essere messo in dubbio, altrimenti l'antropocentrismo, cioè riconoscere che l'uomo ha una centralità, una specificità, una eccezionalità rispetto al resto dei viventi, ecco, altrimenti, dice lo stesso Papa,
questo antropocentrismo verrebbe sostituito da altre ideologie, perché anche l'ecologia può diventare una ideologia, ad esempio nel biocentrismo, in cui si afferma che tutti gli esseri viventi hanno lo stesso valore. No, l'antropocentrismo ci richiama invece a una responsabilità, cioè riconoscere che l'essere umano ha un ruolo speciale significa attribuirgli appunto una responsabilità nei confronti del resto del creato. Altrimenti, se l'uomo fosse soltanto un essere fra i tanti, perché dovrebbe occuparsi di tutto quello che lo circonda? No, proprio perché è stato messo al centro e al vertice della creazione, proprio per questo ha una responsabilità nei confronti di tutto quello che lo circonda. E, diciamo che l'antropocentrismo deviato, e questa sbagliata antropologia, è quello che porta l'uomo a rivolgere tutto verso se stesso, soltanto verso di sé, cioè non è più l'umanità al centro, ma sono io, con i miei interessi, con quello che vuoi, da questo discende ovviamente anche il pensiero relativista, cioè tutto, niente ha valore se non tutto dipende soltanto esclusivamente da me. Ecco, non è questa la visione che propone ovviamente Papa Francesco e il Magistero. L'uomo al centro e al vertice significa un uomo non che si occupa, cioè che prende nei confronti della natura un atteggiamento da despota, appunto dispotico, ma l'uomo nei confronti di quello che lo circonda è il custode, è il servitore, appunto, come appunto nel libro della creazione ci viene testimoniato. Per questo dall'ecologia integrale bisogna passare a un'ecologia umana, cioè se il cuore dell'uomo non viene cambiato, a nulla valgono i nostri sforzi. Infatti il centro dell'enciclica, al numero 160, dice che tipo di mondo desideriamo trasmettere a quelli che vengono dopo di noi. Quindi abbiamo la grande impresa educativa, infatti, quindi chiedevi nei rimedi, la cosa che è più fondamentale è cambiare la cultura, cioè cambiare la cultura attraverso una educazione, e quello che state facendo con le comunità Laudato Si, con il movimento, con questa trasmissione, con il Joint Diploma di Ecologia Integrale, che è nato proprio in risposta all'enciclica, quindi 8 anni fa, all'incirca 7-8 anni fa è nato questo diploma, che è un titolo congiunto fra tutte le università pontificie romane, come un'alleanza appunto per la cura per la casa comune o le attività della nostra facoltà, perché anche la bioetica in fondo nasce negli anni 70 proprio come risposta al problema ambientale. Ecco, diciamo che la risposta, il rimedio più profondo è cambiare il cuore dell'uomo attraverso una grande azione culturale ed educativa. Grazie professore, noi la ringraziamo tanto, e lei ha tanto da dirci, tanto da insegnarci, la ringraziamo anche per come ha reso questi concetti così importanti, la attendiamo qui, e ci vediamo, salutiamo i nostri telespettatori e le auguriamo buon lavoro. Arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Pronti per l'ultima parte della puntata odierna della regola della sostenibilità? Come buona prassi, quest'anno abbiamo introdotto questo viaggio sostenibile in giro per l'Italia, che non sarebbe possibile se non fosse in collegamento con noi la dottoressa Elisabetta Del Soldato, coordinatrice di SimTour, del comitato scientifico di SimTour. Buongiorno Elisabetta, ben trovata. Buongiorno, buongiorno a te e buongiorno a tutti i telespettatori, grazie. Ci dicevamo, microfoni spenti, che questa è stata una puntata in cui abbiamo trattato temi importanti, ci fa piacere finire in bellezza alleggerendo un po' il carico sulle nostre spalle, perché con te, come abbiamo iniziato a fare già da qualche puntata, andiamo a riscoprire non soltanto i territori, ma anche quelle buone pratiche sostenibili, è proprio il caso di dire, che ci rimettono in connessione con l'ambiente, ma anche con noi stessi, perché ecco, rallentare e utilizzare tutti quegli altri verbi con la R che fanno, come dire, che ci guidano lungo il cammino della sostenibilità, rallentare, riusare, riparare, riciclare, ci aiutano senza dubbio a vivere meglio. Dunque la regia ci sta già anticipando il tema di cui parleremo oggi, erbe spontanee e alta Val di Vara. A te il piacere di condurci in questa altra tappa del nostro viaggio sostenibile in giro per l'Italia. Grazie, grazie Tony. Allora, la settimana scorsa, come sapete, è stata anche la giornata mondiale contro lo spreco alimentare, che è un problema che comunque anche a livello di turismo si ripercuote, no?
Pensate anche semplicemente ai buffet delle sale colazioni degli alberghi, quindi un po' ripensare anche quello veramente che ci mettiamo nei piatti. Allora ho pensato di riportarvi, vi avevo già accennato qualche puntata fa, all'Alta Val di Vara, che è un biodistretto del biologico, ma soprattutto il distretto del biologico più grande d'Europa, e spesso purtroppo queste informazioni non sono sempre disponibili, invece sono importantissime. Comunque, andiamo in Val di Vara perché non solo è importante per il biologico, ma soprattutto perché c'è una signora, la signora Lella Canepa, La vediamo di che negli spalle anni. in questo momento. Esatto, è proprio lei con il suo turbante in testa che appunto con un cestino se ne va a fare la raccolta degli erbi spontanei, con i Geolocalizziamoci quali un attimo, Elisabetta, dove ci troviamo esattamente? ci troviamo appunto in Alta Val di Vara dietro praticamente dietro le Cinque Terre, eh? Quindi è una zona con grandissime tradizioni perché è una zona che è sempre stata di grande passaggio fra la Repubblica Marinara di Genova e il Granducato di Parma. Quindi si passava proprio attraverso l'Alta Val di Vara e per fare questi scambi commerciali che ci sono sempre stati. Una delle cose che caratterizza appunto sempre la Val di Vara è un raviolo, che appunto viene fatto il composto, non è altro che un mix di erbe, però proprio adeguatamente misurato questo mix di erbe, e questo raviolo, questo prebujon, quindi questo ripieno particolare per questi ravioli, veniva proprio fatto e preparato dopo le festività perché aiutava praticamente a digerire dopo le grandi mangiate, magari del Natale o della Pasqua. Alle Ecco, quali ci Lella. apprestiamo nuovamente, ormai non manca moltissimo. Esatto, ci dobbiamo riguardare un po' di queste ricette tipiche. E Lella che cosa ha fatto? Non ha fatto altro che trasferirsi con i suoi figli già negli anni 70 nell'Alta Val di Vara, proprio perché voleva ricercare un senso di comunità, un senso di lentezza. E piano piano, grazie anche agli insegnamenti della nonna, si è proprio dedicata a questo tipo di attività, che anche a livello di turismo è un'attività che noi ora stiamo cercando di portare avanti in Alta Val di Vara. Stiamo organizzando appunto anche delle giornate dove si va insieme a Lella a raccogliere questi erbi e poi vengono cucinati, quindi poi c'è anche un momento di convivialità dove condividiamo appunto queste torte, anche torte salate che è possibile fare con gli erbi. Quindi anche questo, parlando di spreco, no? Anziché riempirsi sempre i frigoriferi di cose che poi dopo vengono purtroppo buttate via per mille motivi, imparare proprio a riconoscere quello che può essere intorno a noi di commestibile. E impariamo soprattutto a ritirare fuori delle tradizioni, quindi dei piatti tipici dei luoghi, no? Che poi possono anche questi diventare un racconto se ci vogliamo sviluppare in chiave turistica, no? Quindi ogni territorio, soprattutto in Italia, siamo uno dei paesi con più biodiversità al mondo. E la biodiversità, secondo me, poi passa proprio anche dal piatto, dalle tradizioni che ogni piccolo paese in giro per l'Italia ha. E quindi con un minimo di senso di orgoglio andiamo a ritirare fuori queste tradizioni, riscopriamo la lentezza di uscire fuori con un cestino e guardare, no? Con lentezza, guardare, riconoscere le varie erbe per poi portarle a casa, condividerle durante un pasto con la nostra famiglia, con i nostri amici. Sì, anche perché ecco, le utilità di questo ragionamento sono molteplici. Intanto avremo possibilità di fare attività fisica in natura, che senza dubbio fa bene, poi aumenteremo la nostra consapevolezza rispetto al patrimonio di biodiversità dei nostri territori e tante volte, non solo in questo periodo dell'anno, ormai le tisane sono molto sdoganate.
sdoganate perché fanno bene. Ecco, immaginiamo di avere la possibilità di prepararci una tisana con erbe raccolte da noi stessi sui campi, ovviamente attraverso opportuna conoscenza, guidati laddove non siamo esperti, perché poi succede tante volte proprio questo, che quando cuciniamo le verdure, magari per utilizzarle come antipasto piuttosto che per accompagnare un primo o come contorno per un secondo, si va, cara Elisabetta, a buttare la parte quasi migliore di quell'erba, che in realtà sta nell'acqua di cottura, perché nell'acqua di cottura vengono rilasciati poi i sali minerali, le vitamine, insomma tutte quelle proprietà che possiamo non sprecare conservando quell'acqua di cottura, ovviamente opportunamente filtrata, per essere ribevuta d'inverno calda come una tisana, ma d'estate anche fresca come un integratore. Se fosse particolarmente amara, possiamo aggiungerci il buon classico cucchiaino di miele, che oltre ad addolcire la bevanda, le conferisce ulteriori proprietà nutrizionali. Visto come sono stato bravo? Sei stato bravissimo, davvero. Poi ti racconterò. Quando vuoi andiamo a trovare la signora Lella in Val di Vara a raccogliere le erbe spontanee. Molto volentieri, poi ti racconterò perché sono così preparato. Intanto purtroppo il nostro tempo, ecco, quando si parla di cose belle poi il tempo sfuma, per cui siamo già in chiusura, ma spero di ritrovarti già la prossima settimana. Ci vediamo presto, Tony. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Buon viaggio sostenibile in giro per l'Italia, allora in compagnia della nostra dottoressa Elisabetta Del Soldato, e buon proseguimento di giornata in compagnia di Padre Pio TV.